conosco nessuno che l'abbia votata e non so come l'abbia. Come è stata presa dai italiani all'estero questa cosa? C'è un motivo se sei qua. C'è un motivo se siete qua. Oltre al fortissimo desiderio di prendervi tutte le malattie venere possibili. Ma tornerete come battaglione delle malattie venere, tornerete in Italia a scopare dei fascisti. Questo è il tour in Europa. Io, Matteo, mio fratello, siamo appena atterrati a Parigi. Nel tratto di strada dall'aeroporto qua abbiamo assistito a 82 crimini. Dopo uno splendido giro di formaggi che fanno scorreggiare tutta la notte, sto vivendo l'esperienza che hanno vissuto sempre Nino D'Angelo, Toto Cotugno, Albano e tutti i grandi maestri che hanno girato l'Europa e il mondo. C'è una regola non scritta per cui l'Italia è il miglior paese del globo, perché un conto è mangiare, un conto è quello che succede dopo che hai mangiato. L'Italia sta a metà fra posti in cui te la fai addosso appena mangi e non lo fai per una settimana. Come si va de corpo in Francia? Male. A parte che l'albergo in cui siamo, il water è talmente vicino al letto che io ho sentito stamattina le bolle d'aria che ti uscivano dalle pieghe dell'ano ed esplodevano nel water. Passare è quasi top. Buono. Sì. Sono sul forte. Luca ha una passione per i formaggi dell'hotel. È la cosa più buona del mondo. Fanno scorreggiare tutta la notte. Poi siamo passati davanti alla sede delle Figaro e era tutto un cliché di francesi panzuti con la baguette, donne francesi nervose che escono velocemente perché devono scrivere. Ecco qua. Prova 1, 2, 3, prova. Io sono molto abituato con il filo, più per questo che per altro. Old fashioned. Ok, old fashioned. Old school. Sono tassista. È un po' tassista, un po' che cammini per strada, la gente è per ci sbaglio. Straight pose. Grazie mille davvero, siete un sacco di persone, penso che abbiate occupato anche la, come si dice, no? Madre di Dio, ma come fate, ragazzi? Ci sono dei francesi che parlano, che però sono qua perché parlano italiano? Oh, grande, tu, lo parli bene? Sapevo che avessi detto, capisco tre abbastanza, però la... Sono stata 3 anni con un ragazzo da Roma e ho imparato là... Allora, io non mi piace la comicità italiana, sì. No, grazie mille che sei qua e grazie mille per esserti. Ora tu sai come noi viviamo tutti i primi... Le premier temps. È bellissimo, è straordinario, bellissimo vivere e girare anche solo per 2 giorni in una città in cui appena incroci lo sguardo di qualcuno sembra che lui ti tratti come una macchina da presa alla quale fare... Le persone sono concentrate per fare una figura incredibile davanti agli occhi di uno straniero. Oh! È tutto il giorno che giro per Parigi, vedo solo facce stupende e prese da pensieri incredibili. E dopo 2 secondi che prendi in giro questa cosa inizi a farlo. Sembrano tutti quanti Jim Carrey che si sta cagando addosso. E questo era per essere educati e iniziare con eleganza in una bellissima, splendida città. Questa è la terza tappa di questo tour che sto facendo in giro per l'Europa, però sto affrontando solo paesi nei quali le persone assomigliano un sacco agli italiani. Portogallo, impossibile distinguerci. Siamo la stessa cosa. Spagna, ero a Barcellona e Catalogna, molto simile.
Francia simile, ma iniziano ad esserci un po' delle differenze un po' forti. Sono arrivato ieri sera in aeroporto, c'è lo sciopero del gasolio, non si può fare benzina. Una cosa incredibile, non so in Italia come sarebbe gestito. Il tassista di ieri sera era di origini asiatiche, non penso Vietnam, così come suono, perché sembrava uscito dal Cacciatore di Michael Cimino. Continuava a lamentarsi della Francia e dello sciopero in inglese. They're doing the strike. Oh my god. 3 hours per il fuel. My head don't work very good. It's not secure, Parino. Non una bella cosa da dire a 3 ospiti sul tuo taxi. Ah! Je suis désolé, monsieur. No, my head don't work. Bruttissimo arrivare a Parigi così, ce ne sono un po' di tensione. Siamo usciti con una telecamera fuori per un quartiere qua dietro, ci è arrivata una bottigliata per sicurezza. E mi ha ricordato Roma, che è la città in cui vivo. Se ci sono dei romani, fatevi sentire. Potevo ricevere un po' di appoggio a voi. Come l'avete presa da romani, visto che siete i grandi sostenitori della vittoria della Meloni? Allora, io, cioè, sto girando adesso questi giorni, sto girando l'Europa, si parla di questa cosa, non sento mai nessuno dire cazzo. Mai, conosco nessuno che l'abbia votata e non so come l'abbia... Come è stata presa da italiani all'estero questa cosa? Mai. C'è un motivo se siete qua, oltre al fortissimo desiderio di prendervi tutte le malattie venere possibili. Ma tornerete, come battaglione delle malattie venere, tornerete in Italia a scopare dei fascisti. Il motivo è molto semplice, così toglierete allora il problema di fare il saluto romano, perché sarà un ultimo prurito. E sarà solo grazie a voi, battaglione. Grazie, arrivederci presto, buona serata, grazie mille. Ho appena finito io sul palco, tutti gli altri fuori intorno alla serata qui all'Apollo Théâtre de Paris. E è stato bellissimo. E adesso avanti col prossimo episodio con il Chicago Boom a Amsterdam.